A questo punto abbiamo utilizzato un microfono come questo, che può essere indossato con una certa cautela, per processare il nostro segnale audio che poi sottoporremo all'azione di analisi di questo modulo. In questo momento il cavo microfonico entra in un preamplificatore e dal preamplificatore raggiunge l'ingresso speech della sezione di analisi. Questo significa che quando io parlo nel microfono, metto in funzione le bande di analisi che sono accordate su punti diversi dello spettro armonico. Se interesso le basse frequenze, si accenderanno questi LED. Se influenzo le armoniche più acute, entreranno in funzione le bande di analisi che sono quelle collegate alla gestione delle frequenze più acute. In questo modo io posso pensare di gestire correttamente le 15 bande di analisi influenzandole e interessandole in base al contenuto armonico di quello che sto dicendo. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 5, 10, 12. Ehi, 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 sa, sa, sa. Noterete che in corrispondenza delle sibilanti, sibilanti, si accendono le armoniche, diciamo così, le bande più acute. In corrispondenza delle esplosive, esplosive, c'è una generale manifestazione di energia sonora. Da queste 15 uscite verranno poi emessi altrettanti segnali di controllo, frutto degli envelope follower che hanno convertito l'energia ricevuta dai filtri passabanda in adeguati segnali di controllo. Questi segnali dovranno poi essere portati alla sezione di sintesi. A questo punto il segnale che stiamo ascoltando è quello del microfono preso nel circuito di analisi e convertito in un numero simultaneo di bande rispettivamente collegate all'energia che c'è nelle singole unità di analisi. Ovviamente non ascoltiamo ancora nulla della parte di sintesi perché qui nella parte di sintesi in questione manca una cosa importantissima, cioè l'ingresso del segnale carrier. Ovvero sia i filtri di sintesi che sono qui si stanno aprendo, ma non sanno cosa far passare, cioè non hanno nulla da analizzare. Diventa quindi necessario collegare al sistema un oscillatore o un altro segnale che sia sufficientemente ricco di armoniche per permettere a tutti questi 15 segnali di controllo di avere un senso nei confronti delle aperture di amplificatori e filtri contenuti nella sezione di sintesi. Questo suono che iniziamo ad ascoltare adesso è prodotto da tre oscillatori audio, 1, 2 e 3, che vengono sommati in un mixer e attraverso una serie di vie traverse raggiungono il filtro passabasso che vedete qui, un transistor ladder che è in grado di influenzare il comportamento timbrico. Questo sarà il nostro segnale carrier che invieremo all'ingresso del vocoder. Questo ingresso qua. Abbiamo collegato il segnale degli oscillatori ascoltato prima all'ingresso del vocoder, quindi possiamo sagomare quel segnale parlando come speech. Conviene estrarre comunque la componente passaalto del segnale speech, cioè la parte estranea alla massima frequenza di analisi possibile, e sommarla in maniera anche significativa al segnale originale del vocoder. In questo modo abbiamo questo è il segnale del vocoder.
e poi aumentiamo le armoniche più acute e quindi abbiamo maggiore intelligibilità. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se cambiamo intonazione agli oscillatori, ovviamente ci portiamo appresso l'intonazione percepita del segnale del vocoder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per rendere più reattivo il circuito, è stato inserito un modulo di slew limiter controller che permette di dosare nel tempo la reattività con cui, la velocità con cui i moduli di sintesi tratteranno il segnale ricevuto, o meglio le informazioni che documentano il segnale originariamente analizzato dal vocoder. Questo significa che si può lavorare in maniera normale e più o meno collegata alla velocità del parlato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oppure si possono rendere le bande progressivamente più torpide, più lente, con più inerzia nella risposta, 1, 2, 3, 4, 5. Oppure ancora si può decidere di congelare in posizione freeze il segnale in modo da catturare la componente, l'organizzazione, l'accoppiata di 15 valori di analisi e bloccare il sistema di sintesi su quella precisa configurazione, che ci sia o meno il segnale nella sezione di analisi vera e propria. 1, 2, 3, 4. Le bande che rimangono aperte sono quelle che sottoposte risultano essere a un valore di offset. Così disse il poeta.